Ciao ragazze, oggi mi ricimento di nuovo nella registrazione di un video outfit. Spero di aver trovato il modo per farvi vedere in maniera un pochettino più decente l'abbigliamento della giornata. Quindi niente, vi lascio al video e come sempre se avete qualche domanda o volete lasciare qualche commento, fate pure. Cercherò di mettere nel box informazioni anche i prezzi, se me li ricordo, e i negozi dove ho reperito gli indumenti che mi vedete indossare in questo video. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, cominciando dalla parte superiore del corpo, ho indossato questa magliettina a manica corta color grigio con questi inserti in rilievo di fiori fatti di stoffa bianchi e neri e alcuni sono anche stampati sulla maglia. Questi però appunto sono in rilievo, questo nero e questi bianchi. Magliettina normale che arriva giusto sopra i fianchi, quindi non è una maxi maglia, è una maglia dalla lunghezza normale. E sopra ho deciso di abbinare invece questo golfino color sabbia a manica lunga. È un golfino di cotone abbastanza leggero, quindi è adatto adesso per la primavera o magari anche per l'estate, da portarsi magari dietro la sera per coprirsi. Ed è fatto così: si allaccia davanti facendo un nodo semplice, un fiocco semplice, e si può decidere se lasciarlo aperto o chiuso. Adesso io non mi vedo bene, l'effetto magari viene un po' storto. Comunque, allacciato, chiuso, diciamo che rimane così. Vedete, fatto così, anche questo ha la stessa lunghezza più o meno della maglia, quindi arriva proprio poco sopra la vita. Vedete che bene o male combaciano la lunghezza della maglia e anche quella appunto della giacchettina. Mi piace perché ha tutto questo motivo qui un po' increspato, un po' arricciato, quindi può essere utilizzato sia magari per un abbigliamento abbastanza casual come quello di oggi, ma magari può essere anche il soprabito di qualche vestito un pochettino più elegante per un'occasione un po' più speciale. Come accessorio alla mia solita collana della Broadway, che mi piace sempre tanto, quindi cerco di abbinarla sempre con quasi tutti i miei outfit, gli anelli sono i soliti, ad eccezione della ciambellina fatta in fimo, che oggi mi ispirava tanto, quindi ho deciso di metterla. Le altre sono le fedine di Calvin Klein. Per quanto riguarda gli orecchini, ho invece deciso di indossare questi ciondolini con le farfalline colorate di Accessorize e le perle colorate che ho sempre nei secondi buchi. Il cerchietto in testa che si intona, diciamo, con il colore del golfino, questo colore. Questo sembra quasi più un color dorato, con dei riflessi un po' strani. Il trucco è un trucco molto semplice. Ho messo giusto una matita, uno stilo multiuso color marrone, a mo' di eyeliner, una matita verde nella rima interna dell'occhio e un po' di mascara. E per quanto riguarda invece la parte sottostante, per la parte sotto, ho deciso. Questi magari ve li faccio vedere allo specchio. Ho deciso di indossare questi pantaloni color verde mimetici. Sono fatti in cotone e sono molto leggeri, e quel cotone è molto leggero, quindi appunto anche questi per questa stagione primaverile sono veramente adatti perché non sono troppo pesanti, sono elasticizzati. E tra l'altro c'era coordinata anche una cinturina che io ho deciso di non indossare oggi a questo giro. Per quanto riguarda le scarpe, invece, ho fatto una scelta un pochettino, diciamo, più prudente. Ho deciso di mettere un paio di scarpe chiuse perché in questi 2 giorni la temperatura è proprio calata a picco e quindi l'aria fuori è un pochettino più fredda. E ho deciso di mettere queste scarpettine da ginnastica, queste sneakers, sempre sui toni appunto del marrone e del beige, con questo effetto patchwork. Vedete, ci sono diversi tipi di fantasia su un'unica scarpa e niente ragazzi, vi faccio vedere meglio i pantaloni che magari prima non avete visto bene.
e le scarpettine. Questa invece è la borsa che oggi abbino per l'outfit, è una maxi bag quadrata, vedete, fatta in matelassé con i bordi marrone scuro, marrone quasi color cuoio. Niente ragazze, per quanto riguarda l'outfit della giornata è tutto, ciao!